Bella a tutti ragazzuoli e benvenuti in questo nuovo video. Sono Maullo941 e siamo tornati con lo Steven Age. Signori, pronti alla conquista di tutto il conquistabile. Allora, piccolo resoconto, il campionato ancora non è iniziato. La prima partita è sabato 6 agosto contro il Rockdale. Va bene, allora signori, noi ci giocheremo i match sia in attacco che in difesa, anche perché comunque dobbiamo cercare di salire il più velocemente possibile. Quindi se ci mettiamo a giocare solo gli attacchi rischiamo veramente di prendere imbarcate e perdere solamente tempo. Noi dobbiamo cercare di arrivare in Premier League il prima possibile e poi eventualmente ci giocheremo solo gli attacchi quando poi saremo in Premier, e allora poi li lasceremo fare al gioco. Prima di partire con le partite di oggi, che saranno sempre tre, io voglio studiare un attimo la rosa, signori, perché l'altra volta abbiamo fatto tutto molto velocemente, ma non conosciamo effettivamente i nostri giocatori. Allora, noi in porta abbiamo Chapman, ok. Chapman e l'altro portiere, ce l'abbiamo un secondo portiere? Non abbiamo un secondo portiere. Ottimo! Interessantissima questa cosa. Non abbiamo un secondo portiere. Porca paletta ambriaca. Va bene, non fa niente. Sulla sinistra abbiamo Gallardo oppure Clark, il nostro Clark Kent. Ok, va bene. In difesa abbiamo Van Cuten, Swinsey oppure Piergianni o Tonsu o West. Ok, West non è un ottimo rincalzo, però lo vedremo di far giocare anche lui. Sulla destra abbiamo Mateju, Smith e Wilding, ok. Se non sbaglio, uno di questi dovrebbe averlo messo in vendita. Sulla destra abbiamo Rives, che è un centrocampista centrale, ma è l'unico che ci sa giocare su quel lato. Perfetto. A centrocampo abbiamo Reed, Smith, ok. E poi, se non sbaglio, due CTD, Tinubu e Bostic, che sono messi in vendita. Se non sbaglio, sulla sinistra abbiamo Roberts, che è l'unico di ruolo, ok. E in attacco abbiamo List, Norris, Reid e Rose. Ok, va bene, va bene. Una squadra completamente sconosciuta, però non ci preoccupiamo di questi piccoli dettagli. Va bene, signori. Detto questo, io direi di avanzare. L'altra volta abbiamo visto che erano arrivati giovani, ma non c'era niente da prenderci in questi giovani che sono arrivati. Quindi facciamo di necessità virtù. Non abbiamo più una lira in saccoccia. Offerta per il prestito di Tinubu. Tinubu. Ma perché? Scusate, aspetta, Tinubu è messo. No, Tinubu non è in vendita. In prestito, no, in prestito no. No, 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 signori. Tinubu lo dovremmo vendere noi. Noi dobbiamo cercare di vendere qualcuno per fare qualche soldino, per riuscire a parlare una lingua che si chiama calcio. Saltiamo la conferenza stampa, signori, e andiamoci a giocare la prima partita con momenti clou. Quindi ci giocheremo sia l'attacco che la difesa contro il Rockdale. Andiamoci così, signori. Andiamoci così. Andiamoci così. Dobbiamo farci sia gli attacchi che le difese. Cerchiamo di non prendere imbarcate, ma non penso che prenderemo imbarcate. Spero di no. Più che altro cerchiamo di segnare e vediamo un attimino di riuscire a fare un attimino bene, perché siamo proprio giù giù in classifica, giù giù nel senso come serie, calcisticamente parlando. Dobbiamo cercare di risalire il più velocemente Pomeriggio che si preannuncia possibile. intenso. Esordio dello Fosica Steven dei Age protagonisti all'Amex attualmente assente solo per il Stadium. calcio di Esordio rigore. in casa Anticipa per lo Steven Ludovica Ceri, Age. nuovo momento Speriamo per bene, raccontarvi signori. questa Inizia la match. stagione, sarà una Riparte stagione Gallardo lunga, dentro sarà una due stagione squadre faticosa, affacciate ma noi siamo all'avversario. qui per Riparte Gallardo lottare dentro due squadre e affacciate rendere orgogliosi i all'avversario. nostri Riparte tifosi. Gallardo. Cazzarola, partono subito loro al secondo minuto. Ma se eravamo a centrocampo, com'è che già siamo al secondo minuto e sono uno contro uno in difesa? Calma, 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 tienilo, bravo, così hanno fatto la paperata. Attenzione, Reed a centrocampo, Reed a centrocampo, attenzione. Contropiede per lo Stoven Age. Reed sulla destra per Rives. Rives si allarga, viene buttato a terra, si rialza, non riesce a tenere la palla, mannaggia. No, come? Ma perché sono già in vantaggio 1-0? Ma non dovrei... Perché dovrei giocare anche le azioni rischiose? Però va bene, se devi per forza farli segnare, non mi Ci preoccupo prova più di tanto. Ludovic per Attenzione, questa rinunzia attenzione. possibilità. Lo Steven Age, attenzione, lo Steven Age c'è. Il movimento è ottimo, il Occasione movimento da c'è, il movimento sfruttare. c'è, il tiro! Buono l'intervento di Come l'ha Smith. presa? Ma come cazzo non l'ha presa? All'82esimo, Roberts, stiamo ancora sotto 1-0, signori.
Sarà ancora tutto 1-0. Roberts. Se ne va sulla fascia. Attenzione, li fa fuori tutti. Roberts, entra in aria. Roberts, al compagno. Roberts, cerca lo spazio. Mannaggia, ti piglia la dita. Oh, ma ha levato la palla. Un brutto scivolone. Ottimo, signori. Ottimo inizio. Cos'era il discorso? Dobbiamo cercare di salire il più velocemente possibile. Mamma mia, che siamo messi male, signori. Siamo messi malissimo. Perdiamo 1-0 in casa contro il Rockdale. Allora, non mi aspettavo che mi andassero in vantaggio, sinceramente. Pensavo che mi facesse fare tutte le azioni, anche quelle difensive. Sinceramente avrei preferito che finisse 0-0, però va bene. Si fa quel che si può, signori, si fa quel che si può. Chat, chi è che può parlare? Chi è che già si lamenta? Perché già staranno venendo. Ehi, mister, so che la gente non fa che parlare del mio nuovo ruolo. Rives, non è il tuo nuovo ruolo. E sei accomodato lì, quindi non ti saltare troppo, amico. Oh zio, non ti salta. Andiamo avanti, signori. Prossima partita in coppa. Quindi esordiamo anche in coppa. Ottimo. Offerta per il trasferimento per Arthur Reed. Ma Reed non è sul mercato. Il Borussia Dortmund è interessato a Reed. Ma Reed non è sul mercato, signori. Reed è mio. Ma chi se ne frega del Borussia Dortmund, che vuole Reed? Ma non se ne va il Borussia Dortmund. Impressionante, non me l'aspettavo questa. Mi ha scioccato, signori, scioccato. Però me lo tengo, oh, che sta maddì. Non se ne parla proprio. Esordio in coppa nella Carabao Cup. Che vuole West? West non puoi giocare, West. Fai, sei terribile. Penso di esaminare la prossima partita. No. West, vabbè, dai, facciamo giocare West. Vuole giocare tanto. Diciamo che gestione squadra West. Diciamo che le coppe non sono il nostro forte. Vancouver è il capitano, quindi West entra al posto di Sweeney. Dai, è così. Andiamo a giocarci i match clue. Dai, signori. Rendiamo orgogliosi i nostri tifosi. Andiamo avanti in coppa, quantomeno. Mamma mia, che inizia male questa stagione. Però ci crediamo, ce la possiamo fare. Concentrati, siamo nuovamente a casa nostra, quindi per forza, signori, siamo... Ma no, eravamo a casa nostra. E infatti, Lincoln City, siamo a casa del Lincoln City, la Carabao Cup. Un saluto agli amici all'ascolto da parte mia. Riuscissimo a fare bene, noi siamo quelli viola. Memorizzare le magliette, signori, perché non è facilissimo. Attenzione, Lincoln City in contropiede, vedi? Me lo dovrebbe far fare quando loro sono in contropiede con azioni pericolose. Che cazzo non lo fa? Ma che stiamo a parlare? Tirala, ma che cos'era, signori? Boh, va bene così. Ripartiamo noi, stiamo in contropiede. Dai. Reed si allarga. Bello così, Reed. Lo fa fuori. Attenzione, cerca il limite dell'area. Reed. Il pallonetto per il compagno in colpo di testa. Stevenage in vantaggio, signori. Ha segnato col numero 7. Se me lo fa vedere invece di continuare a correre come un list. La sblocca lui al nono minuto. List. Stevenage in vantaggio 1-0. Stava a correre come un pazzo in mezzo al campo. Rigore. Attenzione, signori. I rigori io li tiro centrali. Alla battuta Norris, attenzione, tutto pronto, prende la mira, potenza giusta, il tiro, e c'è il gol, 2-0, dai così, porca miseria, una paletta braca, dai che in coppa andiamo, 2-0, Lincoln City in contropiede, al trentesimo ancora, mamma mia, già stiamo 2-0, bella così. Prendere, bellissimo, tirala. Se segnavo era una cosa fantastica. Perché era un'azione loro, voglio vedere se me l'annullava. Scusate, questi sono ripartiti in contropiede, fermi tutti. Azzoppalo, come si vuol dire. Fermi, scusate, che cazzo ero, l'avevamo persa mezz'ora fa la palla. Lincoln City ancora in attacco, al 52esimo. Sempre 2-0 per lo Stevenage. Attenzione. Smith. Vancouver il capitano. Lo falcia. Bravissimo. Vancouver. Non ti preoccupare. Gallardo, tienilo. Vai al centro. Gallardo. Cosa. Che cazzarone è successo, signori?
La punizione non era registrata. Bug terribile, però va bene. Ripartiamo noi in contropiede. Con calma. Ci facciamo il movimento. Bravo, List. Perché ti sei fermato? Scemo che non sei alto. Bravissimo, 1-2 veloce. Guardalo. Postic. Non era fuori gioco, era di pochissimo. Al 64esimo. Partita combattuta. Bella. Questa è una bella partita. Attenzione, fa passare la palla. Il difensore centrale non lo segue. Prova il tiro dalla distanza. Che gran cacata, signori miei. Una cacatozza terribile. Ancora noi in contropiede, ci riproviamo. Partiamo, attenzione, con Reed. Vede il compagno libero al centro. Sforbiciata volante. 3-0 dello Steven Age. E la segnalista col numero 7. Doppietta per lui. Dai così, bello. Mi è piaciuta. Attenzione, rigore per il Lincoln, dove la tira? La tira a sinistra, signori. Dai Chapman, io credo in te. Vai Chapman, vola! Mamma mia Chapman. Abbiamo il Chapman in porta, signori. E ripartiamo. Perché non sta fermando l'azione? Che tra l'altro non è azione nostra, ma è azione loro. Però noi ripartiamo in contro. Ah, ecco. Finita! Sì! Steven Age 3, Lincoln 0, signori. Passiamo il primo turno della Carabao Cup. O non so se è a gironi, non era più pallida idea. Però abbiamo vinto. 3 punti li abbiamo portati dentro. Se sei al gruppo, se no abbiamo passato il turno. E direi che già è tanta roba dopo la sconfitta nella prima di campionato. Aver portato una vittoria non è niente male. Andiamo con la terza partita di campionato, signori. Ma che sta a dire? Terza partita del video. Qualcuno vuole parlare? Chi è? Sono felice che abbiamo vinto. Continua la bravo West. Bravo. E Reed, voglio ringraziarla. Mi sento pronto per dire un triplete dalle fisso. Partita eccezionale. Bravo Reed. Effettivamente a centrocampo Reed si è mosso abbastanza bene. Non gli si può dire niente. Avanziamo verso la seconda partita di campionato contro il Salford, che so a 3 punti. Allora, la formazione ha funzionato, io non cambierei nessuno. Oddio, Van Kooten è un poco stanco. Allora, aspettate un attimo, gestione squadra. Facciamo riposare il nostro capitano, anche se è molto rischiosa come cosa. Facciamo giocare Piergianni! Gioca Piergianni, a posto di List, che anche lui è un poco stanco, gioca Raid. Sì, meglio Raid che piede, che piedino c'ha. Destra, invece Roos, tutti destri sono, va bene. E Raid, sono più, mi fido di più di Raid, va bene. Andiamoci a giocare i momenti clou di quest'altra partita e speriamo di riuscire a sbloccarci anche in campionato. Vediamo se riusciamo a sbloccarci anche in campionato. Sarebbe molto importante. I nostri obiettivi per questa stagione sono alti, dobbiamo riuscire a vincere per forza il campionato, quantomeno passare alla serie superiore, che sia una playoff, che sia quello che volete, ma dobbiamo passare alla serie superiore, dai, meglio si capisce, fanno sì, rosso noi, nero loro. Salford City in contropiede, dobbiamo difendere, vediamo se c'è il bug come quello di prima che la passa dietro, c'è stato ma non ne abbiamo approfittato, va bene, non fa nulla. Dai così. Dai, bellissimo. Guardalo. Dai che l'avevo. Lo avevo mandato in profondità. Mannaggia a te. Calcio d'angolo. Rives. Si chiamano tutti. Hanno tutti lo stesso nome qua. Va bene. Ci viene. Qualcuno viene a prendersi questo pallone. Perfetto. Rives. Cerca Gallardo. Gallardo che cerca lo spazio in aria. Gallardo si trova. Mannaggia. Eravamo entrati benissimo. Che cazzo è? Calcio d'angolo per loro. Va bene. Al 35esimo. Calcio d'angolo per loro. Attenzione la palla al centro. Fuori questo pallone. Buono così. Ne riescono ancora a approfittare. E noi ci si buttiamo. Bello. Mi è piaciuto tantissimo questo fallo. Bravo. Così violenti. Sulle caviglie dobbiamo andare. Gli dai la punizione? Mi cazzo, gli ha dato la punizione, porca miseria. Sì, a 1, a 2, a 3, a 4 e a 5. Che sta a fa? Bravo Chapman, grande Chapman. Attenzione signore, al 44esimo. Steven Engine in contropiede. Attenzione, il nostro Raid
schierato titolare oggi per sostituire List. Raid, altruista! Norris! Al 43esimo, la sblocca lui! Dai così, 1-0! Importante, 1-0 molto importante, dai. 46esimo, palla ancora nostra, punizione, Sweeney. Il nostro difensore centrale, Sweeney, giocala lì, con calma, Sweeney per Reed, nessuno si apre sulla fascia, ci va lui, signori, la cavalca lui la fascia, che... No, ma era una grande azione. Attenzione, calcio di punizione per il Salford City, siamo al 56esimo. Salford City, dai, attenzione, fuori questa palla, bello così, ancora più fuori, bello così. Guardalo, va bene, calma. Steven Age, 58esimo. Dobbiamo trovare il 2-0, signore. Con l'1-0 non so per niente tranquillo, dobbiamo trovare, attenzione, bello il contropiede, Smith, vede Roberts sulla sinistra, che decide di fermarsi, 1-2 veloce, Roberts entra in aria, vede il compagno messo meglio, che si chiama Pat, no, mi stava a soffocare, stava già a gridare gol, e invece niente, Bostic, il nostro collante, guardalo, ci mette una pezza, che brutta palla, signori. 78esimo, Raid, attenzione, Raid, questa volta è da solo in contropiede, nella metà campo avversaria, Raid, non ha il compagno per poterla passare, Raid, la piazza, lui 2-0 al 78esimo, Raid, dai così, importante, signori, 2-0 è importante. E finisce qui 2-0 per lo Stevenage, 3 punti portati a casa, grande Vincenzino Montella che si congratula con l'allenatore avversario, non sappiamo bene chi sia, però ci siamo portati a casa 3 punti, signori, importantissimi. E sblocchiamo così la nostra classifica, 10 raid, 8,9 Norris e 7,9 per Gianni. Bravi anche i ragazzi che hanno giocato, che sono entrati in sostituzione, diciamo, i nuovi titolari, bravi anche loro, che hanno dimostrato un'ottima partita, signori. Bene così. Allora, c'è qualcuno che vuole parlare? Andiamo a vedere chi è che vuole parlare. Wilding, voglio dire che sono un po' preoccupato per le voci che circolano sul mio conto. Le chiedo un'altra possibilità per dimostrare. Wilding, non ti preoccupare, giocherai, Wilding mio, stai tranquillo. A meno che non ti ho messo sul mercato, ma non mi ricordo sinceramente se tu sei sul mercato oppure no. Va bene, signori. Allora, io per questo video mi fermo qui. Abbiamo giocato le nostre belle 3 partite. Siamo noni, 3 punti. Come funziona qui? Come fino al 7° posto si giocano la qualificazione. Le prime 3 salgono direttamente, ok, poi quarta, quinta, sesta e settima si giocano i playoff praticamente, va bene, quindi diciamo che ci abbiamo tanti posti per riuscire a passare alla categoria superiore. Detto questo, signori, io vi ringrazio per aver guardato questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto, e noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento. Bella raga, ciao!